Lasciamo la sponda occidentale del lago di Garda, in una calda mattina di una domenica di luglio, a bordo del battello che ci porterà sull'isola del Garda. Qui, su questa aristocratica isoletta, Adriano Liloni, chef assai non conformista della trattoria Pegaso di Soprazocco di Cavardo, a due passi sulle colline dietro Salò, sta per realizzare un suo sogno: invadere pacificamente con un piccolo esercito di gourmet ed enofili la tranquilla isola e farne il teatro di due eventi, la festa di compleanno della moglie Nadia e la manifestazione che darà il via alle operazioni dell'Associazione dei Sovversivi del Gusto. Lo sbarco avviene sotto gli occhi attenti del personale che custodisce il parco e soprattutto la Villa Ferrari Borghese Cavazza, prestigiosa dimora neogotica del 1890, oggi proprietà della famiglia Cavazza, come ci conferma la guida che ci accompagna. Erano le due famiglie che hanno abitato e che abitano tuttora sull'isola. Allora, la famiglia Cavazza ha le proprietà sulla costa di San Felice del Benaco e ha, diciamo, mantenuto la villa come proprietà privata e abita tuttora nella casa che vedete qui. Le circa 150 persone accorse sull'isola del Garda, dopo essersi dedicate brevemente alla visita degli esterni della villa e ad familiarizzare con le attrazioni del luogo, addentrandosi tra le meraviglie naturali del parco, hanno così potuto sperimentare dal vivo, e per alcune ore, l'offerta proposta da Liloni sotto il tendone allestito nel parco. La giornata si è così sviluppata nelle modalità di una vera festa di Hobbit, tra musiche celtiche, sontuosi formaggi e salumi, alberi secolari, vini di qualità, incursioni letterarie, spirito goliardico, allegria e tanta bella gente. I Sovversivi del Gusto è un'iniziativa che raduna produttori in grado di certificare l'assoluta qualità artigianale dei propri prodotti alimentari o enogastronomici, garantendo la tracciabilità, la qualità delle materie prime impiegate, la loro origine e provenienza. Si tratta di artigiani che realizzano tutto in proprio, interessati alla vendita diretta al consumatore. La focalizzazione dovrebbe essere fortemente territoriale, Garda, Bresciano e Veneto, anche se l'entusiasmo ha poi radunato sull'isola del Garda produttori al di fuori di quest'area. Ma sentiamo Adriano Liloni durante uno dei suoi numerosi interventi durante la giornata. I piccoli produttori che certificano l'origine della materia prima, ma in maniera inequivocabile, certificano la distribuzione a livello nazionale anche senza bisogno di intermediari e di rappresentanti, risparmiando circa il 30% sulle spese di spedizione e tutto il resto. È un progetto azzardato, lo so benissimo, come è azzardato certe volte il mio cervello quando organizzo queste cose. Io mi sono impegnato per parecchie ore, parecchie telefonate, contatti con amici produttori, contatti con amici clienti che per fortuna mi hanno seguito, e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, perché per me è stato veramente una cosa orgogliosa avere tanti amici attorno e avere questa giornata a disposizione sull'isola, che per me era un sogno, chiamatelo pure il sogno del fattore di Lady Chatterley, perché io sono figlio di contadini e sono riuscito a circuire amorevolmente la contessa e i figli per avere a disposizione l'isola. Bravo! Gli Hobbit in festa, radunatisi sotto le insegne dei Sovversivi del Gusto e la guida del vulcanico Adriano Liloni, dichiarano di avere tutte le intenzioni di, aperte virgolette, contrastare la globalizzazione, le banalizzazioni mediatiche del mondo dell'enogastronomia, l'approssimazione e il profitto ad ogni costo, chiuse virgolette. Ho scritto su Aristide come in realtà i nostri Hobbit siano dei capitalisti inconsapevoli, dediti a una delle forme più raffinate di marketing del nostro tempo, quello che fa leva sulla segmentazione delle differenze. Qui non c'è il tempo per parlarne ancora, ma vi rinvio al blog per la lettura di queste argomentazioni. Ad Aristide non resta d'altro che osservare compiaciuto la riuscita dell'iniziativa. Saluto con favore e simpatia la discesa in campo degli Hobbit, in marcia per difendere la loro identità e specificità, e auguro a loro ogni bene e fortuna. In definitiva, ne abbiamo tutti un po' bisogno.